Benvenuti a questa nuova puntata di Conversazioni di Fotografia. Oggi abbiamo un ospite che è un personaggio particolare, oltre che essere un caro amico e come me un sociologo, che si è impegnato in un progetto di fotografia che secondo me è estremamente interessante e dal punto di vista antropologico e dal punto di vista culturale, volto a recuperare un po' quella che è la memoria. Maurizio Tomassini è un uomo avvezzo ai ricordi e così fiutano le sue immagini. In questo libro, che è Cristalli di memoria, che è in realtà un'articolata indagine sul suo mondo paese, in realtà la Fano del 1970, e questo approccio è con uno sguardo carezzevole a tutto campo, dal mare al porto, dal cantiere al mercato, dal gioco dei ragazzi alla Sassonia, ai Ciavarei, ai carrettieri e ai personaggi caratteristici nella loro avventura quotidiana. E piccole, grandi storie e tanta poesia del quotidiano e quanta dolcezza nella memoria della nostra civilizzazione. Maurizio decide la scena e la progetta in modo che il suo racconto per immagini fuoriesca un po' da quella che è la storia del quotidiano, per collocarsi in uno spazio magico, sospeso, quello della dimensione del ricordo. E la passione di Maurizio lo porta a interagire con il soggetto rappresentato, una sorta di scultura del tempo, come accostamento nel sorprendente incanto dello scatto, nel rinvenimento della memoria, in cui lo stesso Maurizio rielabora il proprio vissuto, una sorta di condotta autorivelativa volta a raccontare le proprie esperienze, i modelli comportamentali, simboli generazionali, fino alla totale contemplazione del soggetto rappresentato. E le immagini di questa Fano universale provocano un'emozione completamente svincolata da quello che potrebbe essere un relais raziocinante, e grazie al valore aggiunto consentono alla percezione visiva di innescare l'emozione. E quindi Maurizio è un sociologo, dicevo prima, e nella sua fotografia individua una molteplicità di significati, simboli, allegorie, che traspongono la visione in una varietà di simboli e universi traslati, dove la consistenza culturale e strutturale dell'immagine determina una complessa integrazione tra modelli stilistici e lessicali. Bene, sono paesaggi, storie da sbloccare, serie di azioni da mettere in ordine preciso, ma anche peripezie testuali, un viaggio ritroso nei cristalli della memoria, nelle tensioni giovanili, riprese di inventari, dai quali conserva forme, sensazioni, specchio della sua stessa esistenza, come affrancamento della realtà segnata da questa memoria e del ricordo, che nelle sue rughe, nei suoi spiragli, nella materia, nelle sue propensioni, nell'affrancamento della forma, nello scorrere delle stagioni, nella gioia della conoscenza. Immagini anche come autoanalisi, come specchio della stessa esistenza, che evocando momenti e situazioni lontane suscitano l'illusione di vincere il tempo. La fotografia come rievocazione di interessi che spaziano come contraddizioni, come scelta morale, culturale, come gioia della creazione e della conoscenza. Intanto grazie Maurizio di essere qui con noi. Grazie. Ecco, vuoi raccontarci com'è nata questa cosa, questa storia, sì, fotografica? Questa storia nasce, diciamo, in un periodo in cui da ragazzo, da giovane, mi sono avvicinato alla fotografia, mi sono avvicinato naturalmente con tanta curiosità e anche con tanta attenzione a quella parte che poi ho curato anche dal punto di vista della mia scelta dell'università, quindi la sociologia vissuta anche nell'attenzione a tanti soggetti che nella città a quel tempo erano soggetti di una vita quotidiana
nella quale andarsi a confrontare, andarsi ad immergere. E le foto sono state scattate al mare, al porto, nella piazza dove si vende verdura e pesce, in mercatini particolari come quello dei Ferri Vecchi, dove si vendevano anche i pezzi delle stufe da assemblare. Poi, dietro all'esperienza che avevamo letto nel grande Mario Giacomelli, ci siamo avventurati, io e un mio amico, che tra l'altro proprio ieri a Fano abbiamo dovuto celebrare i suoi funerali, Pio Ferri, un professore di ginnastica che era più grande di me e mi faceva scuola e mi teneva, diciamo, come suo apprendista. Abbiamo visitato una struttura che era il cronicario, che era una struttura dove gli anziani venivano messi, anziani poveri naturalmente, alcuni erano non autosufficienti e quindi completamente ormai allettati, altri invece erano più diciamo attivi e avevano ancora una loro autonomia e quindi vivevano dentro questo ambiente unico, uomini e donne. E questo reportage di questa struttura residenziale per anziani è stata per me una grande esperienza di vita. La mia fotografia poi è consistita un po' nel girare la città, girare anche la campagna che viveva in quei tempi, quei momenti che erano topici della vita della campagna, e naturalmente io mi sono concentrato in maniera particolare sulla battitura, sull'aia, quando arrivava la macchina da battere con il famoso cintone che girava e gli operai che erano della squadra lavoravano 24 ore su 24, la macchina da battere, come dire, passava da un'aia a un'altra ma non si fermava mai. E quindi queste foto di questo mondo contadino, di questa campagna, come dire, dove le persone lavoravano in condizioni di lavoro veramente molto pesanti. Pensare a chi stava nel pagliaio e aveva tutta la polvere addosso e doveva lavorare per creare un pagliaio fatto con una certa anche capacità, anche dal punto di vista di accumulare la paglia per poi adoperarla per il bestiame durante l'inverno. Poi questo mondo della città, che è anche un mondo di bambini, di ragazzi, che giocavano come si giocava una volta, sulla strada. Non c'erano i videogiochi, non c'erano gli smartphone, ma c'era diciamo la strada dove i ragazzi correvano trascinando una slitta nell'inverno con una bicicletta, e i bambini tutti coi calzoni corti, perché quella volta i bambini andavano con calzoni corti anche d'inverno. Questo mondo, diciamo, anche di personaggi che facevano attività che oggi non ci sono più, come coloro che costruivano le barche in legno, i calafati, o questi lavori ormai scomparsi come il carrettiere che andava all'alba a raccogliere il precino. Cosa sono questi ciavarei? Ecco, i ciavarei sono dei pezzi di legno che il mare, con le mareggiate, lascia a riva. Questi pezzi di legno diventavano in quel momento, parliamo anche di recupero, no? E quindi recupero in maniera anche intelligente, diventavano per certe famiglie, per certe vecchine, per certi anziani, una opportunità di portarsi a casa della legna che costava niente, perché l'andavano a prendere loro, e che serviva o per il camino o per la famosa cucina economica che c'era in tutte le case, che poi era una cucina dove si scaldava l'acqua, dove ci si asciugava i panni, cioè era uno strumento
importantissimo nelle case del tempo. Quindi andavano con i pochi mezzi che avevano a raccogliere questi pezzetti di legno che in dialetto fanese si chiamano ciavarelli. Senti una cosa, la tua indagine, per quanto articolata e complessa, è necessaria per affrontare questo mondo paese, questa città paese, è stata realizzata negli anni 70. In modo particolare, io conosco i tuoi interessi fotografici, e la tua curiosità intellettuale, la tua letteratura fotografica in modo particolare, e noi spesso ci cambiamo le nostre chat, no? C'è questa mostra, c'è questo, hai visto a Milano, ecco. Però in tutto questo, come mai poi hai lasciato un po' la fotografia e l'hai ripresa? Ma io ho avuto l'impatto con le nuove tecnologie. L'impatto con le nuove tecnologie mi ha, come dire, un po' condizionato. Ho vissuto un momento in cui le nuove tecnologie, cioè noi, la nostra generazione era abituata ad usare la macchina fotografica con il rullino, a sapere come si usavano i diaframmi, come si usavano i tempi, a conoscere in camera oscura, magari creata nel bagno in termini, come dire, molto artigianali, come si stampava, come si facevano le ombre per togliere la parte più in luce rispetto a quella meno diciamo più scura da quella più chiara. Questa era una tecnica che noi avevamo preso proprio perché ce l'avevano insegnato i nostri amici, quelli più grandi. Quando è arrivato il digitale è stato uno shock, e quindi mettersi con questi strumenti ha comportato per me, ecco, un momento, una cesura, uno stacco. Senti, adesso invece si farà una grossa mostra a Fano su questo libro che io vi ricordo, Cristalli di memoria, che è stampato a Fano da Grafo 5 Litografia su carta Magno Satin delle Cartiere Sappi nel mese di dicembre del 2018, appena prima di questa situazione tragica della pandemia, per il progetto grafico di Dante Piermattei. È un'edizione particolarmente intensa che, ripeto, ci ridimensiona nel senso della memoria, riportandoci in una situazione, in un paese universale, e che nello stesso tempo però sarà oggetto di una grossa mostra. Ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, diciamo che sono anni che mi sto attrezzando per questa mostra, siamo in dirittura finale, abbiamo stabilito anche le date praticamente a cavallo tra la fine della Pasqua e il primo di maggio, diciamo questo è il periodo, sarà fatta nella Gallery di Bracci Pagani, che è un palazzo di Fano nel centro storico della Fondazione Cassa di Risparmio, dove si realizzano mostre naturalmente anche di pittura, anche di altre arti, e sarà una mostra che dovrà raccontare, e quindi è il racconto di una Fano di 50 anni naturalmente fa, con foto che andranno a coprire tutta la Fano che in qualche modo io ho fotografato, soprattutto perché porto, diciamo, spiaggia, personaggi, attività che oggi non ci sono più, e anche uno squarcio su una vicenda particolare che io ho vissuto in prima persona. Noi siamo stati fautori, insieme con altri miei carissimi amici, di una televisione locale, Telefano, che partì proprio nel 1974, e quindi 73-74 iniziò, poi passò, come dire, con una storia particolare anche quella di Telefano, e finì anche lì, un po' come la fotografia, finì con l'impossibilità di passare al colore. Quindi Fano finì con la televisione bianco e nero. Telefano finì con la, diciamo, come la foto, e come la foto, e come, diciamo, questo processo che
che poi, come dire, ho vissuto io, finite le fanno. Bene, l'ultimissima cosa, se io volessi intanto vedermi il libro, dove lo trovo in questo momento? Purtroppo, come dire, questo è stato un libro che io ho donato a tutti i miei amici coetanei quando ho compiuto 70 anni. Naturalmente gli amici che erano, come dire, erano nella nostra storia della nostra gioventù, eccetera, ce n'avevo tanti, non solo a Fano ma anche fuori, perché anche a Trento, dove ho fatto l'università, dove naturalmente ho conservato delle amicizie, diciamo, storiche, perché sono tutti miei colleghi anche della facoltà, eccetera. Il libro è finito. Ma ci sarà un'altra edizione. Esatto. Allora, siccome facciamo la mostra, siccome rimettiamo in piedi un processo che dovrà raccontare magari in modo diverso dal libro, ma poi le foto sono quelle, cioè, ma con una grafica diversa, con un'impostazione diversa, da aprile in avanti avremo la nuova edizione e penso a quel punto di averne delle copie sufficienti, oltre che dargli agli amici, distribuirle un po' anche oltre, alla cerchia degli amici. È stato un grande piacere avere Maurizio Tomassini con noi e speriamo di risentirlo in occasione della mostra. Grazie, grazie a voi e grazie all'emittente che ci ospita, visto che con Telefano io sono stato il precursore delle emittenti che hanno iniziato a trasmettere nelle comunità, nelle città. Alla prossima. Grazie.